Il Cupello torna tra le mura amiche dopo il colpo esterno in quel di Pescara, quarto risultato utile consecutivo ed è ufficialmente fuori dalla temibile griglia play-out. I rossoblù di mister Carlucci sono ben consapevoli che la situazione non è ancora al sicuro, ma la condizione imprescindibile per restare a distanza di sicurezza dalla zona rischio è quella di non commettere passi falsi, a cominciare dalla delicata sfida odierna con l'ambizioso Nereto, reduci a sua volta dall'affermazione casalinga di misura sulla Miternina. I rossoblù di mister Carlucci partono subito con propositi bellicosi, anche se Di Giuseppe non è costretto inizialmente ad intervenire sulla conclusione in area di Zinni, che in mischia prova a calciare in precario equilibrio ma spedisce abbondantemente sul fondo. Non va molto meglio al suo collega d'attacco Perrella, che al quindicesimo riesce ad arrivare alle spalle del duo d'Andrea Zetti, ma l'uscita dell'estremo vibratiano è decisiva per evitare la disfatta. Tra gli ospiti il più propositivo sembra essere Antonacci, che al diciannovesimo cerca la conclusione da posizione estremamente periferica e gli esiti arrivano di conseguenza. Pochi istanti dopo i padroni di casa invocano il penalty per un intervento dubbio in area di Moretti su Zinni, ma il direttore di gara non ravvisa irregolarità e lascia proseguire. Il Nereto produce le sue incursioni più interessanti a ridosso della mezz'ora e in entrambe le occasioni è Antonacci a tentare la sortita dalla corsia mancina, ma nel primo caso spedisce sull'esterno della rete e alla fondo successivo è Micali a rispondere presente e a bloccare la sfera senza grosse difficoltà. La frazione si chiude sul nulla di fatto, ma con Perrella ben imbeccato da Troiano, che viene ostacolato da Zetti e non riesce ad essere incisivo dalle parti di Di Giuseppe. La seconda frazione, più avara di annotazioni di cronaca, sarà comunque foriera di spunti deflagranti, ma a sorridere, come vedremo, saranno soltanto i rossoblù di casa. Passano appena 3 minuti dal fischio di riavvio del signor D'Adamo e il Cupello passa all'incasso con l'avanzato Antenucci, che sugli sviluppi di un tiro dalla bandierina stacca di testa e spedisce la sfera nell'angolo più lontano, lì dove Di Giuseppe non può arrivare. Il Nereto non riesce ad imbastire nessuna reazione significativa, con i locali che sfiorano invece il raddoppio con l'ottima giocata di Perrella, protagonista di un'apprezzabile rovesciata in area che non trova il giusto coronamento a causa del provvidenziale intervento difensivo di Zetti, che riesce in qualche modo ad essere sulla traiettoria e a dare una grossa mano al proprio portiere. Il raddoppio cupellese è soltanto rimandato e si certifica al 22esimo, allorquando il direttore di gara ravvisa il fallo in area di Moretti ai danni del neo entrato Nintè ed indica il dischetto del rigore. Dagli 11 metri Perrella non fallisce e festeggia il primo gol in maglia rossoblù. Prima della mezz'ora si compiono definitivamente i destini della contesa con il triscupellese che chiude ogni discorso. La realizzazione è da attribuire a Nintè, protagonista del tocco decisivo sul tiro cross dalla destra di De Cinque. La gara non avrà più nulla da dire con il Nereto, che al 34esimo accenna una timida reazione, ma il tiro cross del solito Antonacci, che mette in difficoltà il seminoperoso Micali, non viene sfruttato sulla ribattuta dal neoentrato di Eleuterio, fermato dall'estremo di casa, che preserva l'inviolabilità della propria porta e festeggia di lì a poco con i suoi compagni i 3 punti che consentono di centrare il quinto risultato utile consecutivo e di allontanare ulteriormente i bassi fondi della classifica. Mister Michele De Feudis, da 10 gare alla guida tecnica del Nereto, oggi un primo tempo giocato alla pari con il Cupello, poi nel secondo tempo che cosa è successo? Niente, diciamo che ci siamo sciolti sull'1-0, perché dopo l'1-0 non abbiamo giocato più, o forse perché non abituati al campo sintetico, non lo so, però diciamo che dopo l'1-0 non c'è stata più partita. Mister Carlucci, lo dicevamo a microfoni spenti, se dovessimo conteggiare soltanto i risultati conseguiti nel 2019 il Cupello sarebbe in testa con il Chieti, o quasi. Sì, però il campionato è fatto di, fino adesso mi sembra, di 24 partite. Niente, oggi voglio ringraziare tutti i ragazzi e difficilmente faccio il nome di un singolo, ma oggi mi sento di dire... di dare una parola a Carmine Perrella, che è il nostro attaccante, che finalmente si è sbloccato e soffriva questa situazione, quindi solo questo. Però ai ragazzi, a tutti, gli posso dire grazie, perché hanno interpretato alla grande la partita contro una squadra difficile. Infatti al primo tempo abbiamo avuto delle difficoltà, non inganni il risultato, nella ripresa in contropiede abbiamo fatto 3 gol, però nel primo tempo è stato equilibrato contro un'ottima squadra.